cazzo, Paolo Sergio, ti dico la verità. Non me lo ricordavo un po' così. Anche Narciso, sì, ce lo ricordavamo diverso. È tutto pronto per l'inizio del match. Sta per fischiare il direttore di gara. Lo fa adesso, inizia il match. Roma in possesso di palla con Cristante per Rick Karsdorp. Da questi ancora a Brian Cristante, che elude l'intervento di Bruninho, ancora verso l'olandese. Quindi Cristante per Mancini, che smista a sinistra su Filippo Tripi, che ha iniziato così come lo scorso anno proprio in Portogallo, quasi da titolare questo precampionato. Lo scorso anno da terzino sinistro mancava Vigna, Spinazzola si era appena fatto male. Oggi in questo, anzi, partita così come è successo contro il Sunderland, Tripi lo vediamo schierato nella linea difensiva 3. 10 giorni di preparazione comunque si fanno sentire sulle gambe, perché i primi sono forse quelli più duri. Alessandro, devi smaltire le tossine dell'inattività, anche se ormai i calciatori molti giocatori della Roma oggi in campo sono entrati, i nazionali sono rientrati da poco, da pochissimo. Punizione per la Portimonense, cross verso Willian, la sponda dentro, poi Tripi anticipa, forse l'ultima a toccare lo Shomurodov, scaldarsi vicino alla nostra panchina. Speriamo non ci sia nessun problema per il Sharawi o Felix. Immaginiamo ora Pellegrini, taglia il campo da sinistra verso il centro, resiste una carica, sale anche Karsdorp, avanza Pellegrini, lo serve subendo anche fallo Karsdorp, dentro verso il Sharawi, peccato non ci arriva di poco Pellegrini. Eccolo il cross in mezzo, esce Nakamura, la palla resta in aria, Tripi, il tiro e il gol della Roma passa in vantaggio con Filippo Tripi dopo 26 minuti. Sono contento che questo ragazzo raccoglie questa soddisfazione, va bene amichevole, quello che ti pare, però è sempre bello per un ragazzo così giovane segnare un gol con la maglia della Roma. Poi l'1-0 in questa partita, ancora una volta la Roma segna su un calcio d'angolo, è un fondamentale in cui la Roma primeggia in Europa e speriamo che sia così anche in questa stagione. Sia diretto sui colpi di testa, come in questo caso invece sul tocco non perfetto, non perfettissimo da parte del portiere della Portimonense. Bravo è stato Tripi. Poi palla per Rui Gomes, che si accentra, il tiro alto, ferma Vinicius, appoggia il pallone sbagliando, però lo riconquistiamo noi. Darboe per Perez, quindi Zaniolo da destra entra in aria, un paio di finte ancora Zaniolo che traversa. Zaniolo entra in aria, ancora Zaniolo 2-0 Roma, il gol di Nicolò Zaniolo. Quindi Zaniolo, limite dell'area di rigore, numero di Zaniolo che entra in aria, Zaniolo, la respinta di Samuel. Finisce qui il match, Roma 2, Portimonense 0. Una